Rimini è stata, credo sia ancora, un luogo dove si ritorna. Chi va lontano da questa città, dopo un po', prova il sentimento del ripudio di qualche cosa che aveva invece la natura per durare dentro di noi. E difatti si torna continuamente in questi luoghi come i fiumi, i canali, e arrivano verso sempre, ineluttabilmente verso il mare. Federico diceva, d'altronde, il primo a tradire questa congerie di sentimentalismo e di pura memoria, tutto sommato, quindi con tutti gli oggettivi disincanti che qualunque paese rivela, diceva anche che lui aveva talmente saccheggiato il ricordo della sua infanzia, soprattutto, ma anche della sua adolescenza, che si sentiva persino in colpa nei confronti di lui. È una città, dice, che io ho distribuito in tante cose dei miei film, non soltanto in Amarcord, come si crede che sia la summa della mia riminesità ripristinata. No, Amarcord è un momento, forse il più lirico di questo sentimento, ma i sentimenti veri, quelli che ti fanno anche soffrire, sono quelli che spendi di giorno in giorno nei momenti piuttosto frequenti della vita di ciascuna creatura, che sono quelli del tentativo di riconnettersi con qualcosa che è stato, che ti ha nutrito e ti ha fatto in un certo modo, perché tu vivessi in quel modo la tua vita. Non è, ben inteso, quello che Alfredo Panzini, che per la verità non era neanche romagnolo perché è nato a Senigallia, però la sua vita centrale, la più importante, l'ha vissuta a Bellaria. Ma Panzini diceva una sciocchezza quando diceva rimanete fedeli alla Romagna, è l'unica terra dove si conserva quel po' di buono che è rimasto nel mondo. Non è vero. Noi non siamo quelli che mangiano più di tutti, sono i più allegri di tutti, i più accoglienti di tutti, i più generosi di tutti, che quelli che fanno l'amore più di tutti. Siamo gente normale. E io mi vanto ogni tanto di questa semplicità e di questa normalità. Un poeta, Aragon, diceva che solo il normale è poetico. E io in qualche misura ci credo, anche se c'è, come posso dire, il tono apodittico dell'invenzione di un poeta. Come mi illumino d'immenso, che preso così sembra un gioco linguistico. Invece ha un alone che diventa poetico poi nel suo contesto. In qualche modo Federico soffriva un po' di questa lontananza, della quale era vittima e complice allo stesso tempo. Tant'è che mi chiedevo ogni tanto, quando io tornavo da Rimini, Rimini è la città degli abbandoni e dei ritorni, quindi è stato un andare e venire continuo, di noi in qualche modo andati così all'estero. E mi diceva, cosa dicono a Rimini? E io per punirlo gli dicevo, non dicono niente, ti aspettano. Ma lui arrivava, tirava un sasso alla finestra dell'avvocato Benzi, Tito scendeva e insieme andavano a tirar calci a un barattolo, a rinverdire degli antichi ricordi. La mattina la città si svegliava e sapeva che c'era stato Federico Fellini, ma di notte. Soltanto che Rimini lo voleva vedere qualche volta anche di giorno. Ma non sapevano del pudore di Federico. Perché io sono contento di questa mostra? Perché ha avuto lo straordinario potere, l'invenzione veramente poetica e anche lo scrupolo storico di rimettere in ordine le cose e di dire come stanno realmente. Lei ha raccontato per tanti anni lo sport, qui a Rimini anche con la Publifono. Beh, è stato sì, una specie di gioco dell'immediato dopoguerra, quando volevamo alleggerire un pochino l'atmosfera di una città semidistrutta, che era stata colpita da 400 bombardamenti fra grandi e piccoli. E allora istituimmo questa sorta di giornale parlato e io mi occupavo di costume e di sport e di fatti così genericamente culturali. E partecipai quindi alla costruzione di questa prima via cavo del mondo, io credo. Noi abbiamo fatto una buona via cavo. E ricordo che il giorno che trasmettevo Ravenna Rimini e la piazza Cavour nereggiava di folla, passò di lì un ingegnere della RAI che chiamò immediatamente un certo dottor Veltroni a Roma, che era poi il papà di Walter Veltroni, dicendogli qua a Rimini c'è un giovane universitario che mi pare che abbia qualche inclinazione per fare il mestiere del radiocronista. Veltroni per l'appunto aveva messo insieme alla RAI questa redazione che era tra le forme più moderne di comunicazione. E fu così che io
arrivai a Roma. Tra le prime cose che chiesi di fare fu di partecipare al Giro d'Italia, perché da ragazzo a scuola ci portavano sì a vederlo, ma passava così in fretta che non potevamo mai indugiare su nulla, tutto ci sfuggiva davanti agli occhi. Allora l'idea di poterlo vivere dall'interno della corsa mi pareva un'occasione straordinaria da non doversi perdere. E così ogni anno, per molti anni, ho fatto quello che si chiamava il processo alla tappa, che era uno svago, un gioco che durava un mese, per dedicare poi tutti gli altri invece a delle cose più severe, ma che sono rimaste forse un pochino meno nella memoria della gente, perché il ciclismo a quei tempi aveva la possibilità di raccogliere tra le case e soprattutto i bar quantità di persone sterminate, perché dalle 4 alle 5 del pomeriggio arrivavano fino a 8 milioni di persone quelli che guardavano il processo alla tappa. Mentre per un verso l'agenzia del senso, del significato rimasta molto più dalla famiglia, molto più dalla parrocchia, molto più dalla scuola, molto più degli altri mass media, è diventata la televisione, per altro verso la televisione è anche quella che ha la responsabilità di avere, per così dire, coriandolizzato la realtà, per cui non c'è più nulla che possa indugiare sotto di noi fino a quando non ci siamo formati un giudizio sulle cose, perché nel frattempo le cose sono cambiate, perché corre talmente tanto la storia da essere diventata quasi la nostra cronaca stessa. E questo è l'effetto della televisione, quindi ha una grande responsabilità. Quel che dice deve corrispondere al criterio di ciò che ha la natura per durare, a meno che non dica la notizia non è di per sé molto credibile, oppure va corredata di altre notizie, oppure è priva di un'autenticazione che la renda legittima, nel qual caso l'ascoltatore si attrezza mentalmente e psicologicamente per ricevere una verità parziale, ma mai dare una presunta verità col rischio di ingenerare un qualcosa che non ha motivo d'essere, perché l'evento di per sé non giustifica quella reazione. Noi non possiamo costruire la nostra identità di comunità, anche di credenti e di non credenti intorno alla piadina. Abbiamo un santo che ha la capacità di tenerci tutti insieme. L'ha detto bene Nichi Pagliarani, l'ex sindaco d'allora, un uomo della sinistra, di una grande trasparenza intellettuale, di una grande probità umana, che in fondo dice questo. Che cosa c'è poi di così straordinariamente diverso rispetto alle cose, agli ideali che noi abbiamo portato avanti? Lui credeva nella comunità, cioè nella capacità di mettere in comune. Questo è un bene per Rimini.